a tutti i miei dati per lui e bentornati sul mio canale, welcome to my channel. In questo video voglio farvi vedere la collezione dei miei choker. Sì, perché era già da un po' che ve li volevo far vedere e adesso ho trovato l'occasione. Alcuni di questi li ho comprati su Amazon, tipo questo, quindi vi lascerò il link qua sotto se siete interessati all'acquisto. Questo qua è il primo che vi faccio vedere, che adoro tantissimo, mi avvicino un po', ed è, vedete? Allora, sono in ecopelle, questo qua è in ecopelle, e poi abbiamo questi anelli molto grossi e delle catene. Questo qui è pratico, molto bello, mi piace tantissimo. Diciamo che era un set con dei choker, diciamo che di base l'ho comprato per questo, perché dopo mi piace da morire, è bellissimo. E adesso vi farò vedere gli altri. Però prima voglio farvi vedere questo choker qua è di Eros Veneziani, io l'ho comprato parecchio tempo fa in un sexy shop qui a Genova, che adesso non c'è più, era un sexy shop, mi sembra, in Piazza della Vittoria. Comunque, è un choker in vera pelle e le borchie sono tutte avvitate una per una con la vite, quindi non sono incastrate, non sono, cioè è proprio un choker, un signor choker, come dovrebbe essere, in vera pelle, con questo anellino dove potete agganciare per metterci il guinzaglio, diciamo la catena, ed è veramente bellissimo, adoro, ed è anche un ricordo perché ce l'ho veramente da saranno 13 anni che ce l'ho sicuro, 13-14 anni che ce l'ho, adoro tantissimo. Ma passiamo ai prossimi. Questo qua però, ragazzi, non l'ho trovato più perché Eros Veneziani ha chiuso già da parecchio tempo fa. Prossimo choker, questo uso sempre con il tessuto in ecopelle, vedete, con il cuoricino. Questo io lo uso every day per uscire, magari andare anche a lavoro perché è un po' più easy, è meno aggressivo, però diciamo che fa il suo effetto, piace comunque a parecchie persone, quindi insomma, approvato, mi piace. Quindi anche questo ve lo consiglio ed è sempre con il pacco che vi lascio il link qua sotto di Amazon. Allora, questo invece è un altro choker, vedete? Questo qui è molto semplice, ha le borchiette sempre in ecopelle. Anche questo è molto semplice, niente di eclatante, però era sempre incluso nel pacchettino, nel set di Amazon. Sì, carino, ci sta. Passiamo al prossimo choker. Questo invece è un choker che ho comprato qui, sempre qui a Genova. Ed è un choker in ecopelle, niente di particolare, però mi piace perché ha l'anellone qua davanti ed è molto carino, lo indosso spesso, questo anche everyday, molto easy e adoro, mi piace, sì, molto bello. E diciamo che questo è un classico choker comune che potete trovarlo da tutte le parti. Ecco qui, questo è l'altro choker, ha sempre le ecopelle qui davanti e la catenella con il cuoricino. Niente di particolare, questo è molto elegante, lo metto pochissimo, non è che mi piace tanto, però era incluso comunque nel set, quindi ho voluto farvelo vedere. Allora, questo qui è molto semplice, potete portarlo in due modi, potete portarlo o così, oppure girato, così. Quindi diciamo che questo ha due funzioni, volendo potete portarlo sia da una parte che dall'altra. E anche questo è molto molto semplice, questo mi ricordo quelli, perché negli anni 90 si erano tornati un po' di moda, soprattutto questa tipologia. Era tornata un po' di moda negli anni 90 questa tipologia di choker. E mi ricordo un po' quelli dell'epoca, addirittura a volte li trovavi in velluto, in pizzo. Ce n'erano dei carini, in quel periodo lì si erano un po' tornati di moda. Ora passiamo al prossimo choker, che è questo. Mi avvicino un po' per farvelo vedere. Ha questo cuoricino, molto molto carino. E queste due catene. Molto carino, un po' lo chiamerei un po' anche vittoriano, steampunk. Non mi fa impazzire, però magari non è detto che posso anche indossarlo, magari everyday per andare a lavorare, queste cose così. Ma sì, ci sta. E a voi vi piace? Fatemelo sapere nei commenti. Allora, questo è un altro choker molto carino con l'ecopelle più sottile. E due anelli, vedete?
Vedete, uno più grande e uno più piccolo. Anche questo è molto molto carino, mi piace. Penso che questo lo metterò anche spesso perché è molto molto carino. E poi ci sta bene anche magari con qualsiasi tipo di outfit, quindi promosso anche questo. Ecco, questo è l'ultimo choker che vi farò vedere oggi. Come vedete ci sono due borchette che tengono ferme le copelle. Mi avvicino un po' per farvelo vedere. E questo anello, molto bello anche questo, semplice, molto carino. E secondo me questo qua va bene anche questo per tutti i giorni, essendo molto semplice e molto minimal, quindi promosso anche questo. Ditemi nei commenti se vi piace. Grazie. Conclusione del video, spero che vi sia piaciuto la mia collezione di choker e niente, fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro preferito in assoluto. Io adoro i choker, sono meravigliosi. Ricordatevi, quando indossate un choker dovete prima capire il suo significato e poi dopo potete indossarlo, perché questa è una cosa molto importante. Molte persone iniziano a vestirsi goffe senza sapere il significato di alcune cose e questa è una cosa molto molto importante. Andate a vedere qual è il significato del choker, non è soltanto una questione estetica, c'è anche dell'altro. E dopo aver capito decidete se indossarlo oppure no, perché è una cosa molto molto importante, perché poi magari potreste magari rimanere un po' così quando qualcuno magari vi fa notare determinate cose. Quindi ricordatevi di indossare il choker responsabilmente. È molto importante. Con questo io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!